Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di tutto, buona Pasqua, perché oggi è il giorno di Pasqua, quindi io vi auguro di trascorrere veramente una bellissima giornata, sia che lo facciate con i parenti, con gli amici, sia che voi siate in viaggio per fare delle gite fuori porta, vi auguro comunque una splendida giornata. Io, come di consueto, perché l'avevo fatto anche l'anno scorso, voglio aprire con voi il mio uovo di Pasqua. Quest'anno ho scelto quello della Lindt, invece l'anno scorso avevo scelto quello Baci Perugina. Io l'ho scelto per due motivi quest'anno, intanto perché in queste uova di solito le sorprese sono un po' più carine e poi perché ho visto sull'etichetta che ci sono 10 film in regalo su Chili. Io non uso di solito questo tipo di servizi, non ho neanche Netflix, anche se in realtà ci sto pensando già da un po' di attivarmi, ma vabbè, comunque in questo momento non ho nessun tipo di servizio, volevo provare per vedere come mi trovo, considerando che questa volta me lo regalano, sicuramente è un buon modo per sperimentare questo servizio. Ma direi di fermarci con le chiacchiere e apriamo subito l'uovo di Pasqua. Vado a togliere l'etichetta, vediamo se riesco ad aprirlo in questo modo, rimanendo con questa inquadratura. Ho dei dubbi, sinceramente, però noi ci proviamo, vediamo che cosa succede. Ok, ce l'ho fatta, è un buon segno. Vediamo che cosa c'è dentro. Intanto, come al solito, queste uova fanno un profumo veramente inebriante. Eccolo qua. Andiamo un po' a vedere quello che c'è dentro. Vediamo di fare una cosa tecnica, vediamo se riesco. Sono riuscita a spezzare l'uovo, si è spezzato in questo modo. Vedo che all'interno c'è un sacchettino. Non vedo segni dei film in regalo. Comunque c'è questo sacchettino che è carinissimo, molto pasquale, con i conigli, molto particolare. Lo apriamo e vediamo che cosa c'è all'interno. Vediamo cosa c'è dentro. Ah, c'è un ciondolino e i film sono qua dentro. Quindi c'è questa catenina col ciondolino e poi c'è una card piccolina per i film. Quindi andiamo a vedere entrambe le cose. Qui c'è un braccialettino, così con il ciondolo fatto in questo modo. Devo dire che è carino perché comunque non è neanche troppo sottile, che a volte nelle uova di Pasqua si trovano delle cose molto sottili. Adesso io ho già indosso questi due braccialetti, però è un braccialettino comunque carino. C'è una medaglietta che è abbastanza rifinita, non so se riuscite a vedere qualcosa, però è comunque un regalo carino per essere una cosa nell'uovo di Pasqua, sicuramente. Vediamo un attimo come funziona il discorso dei film su cibi. Subito per te 10 euro per vedere i film. In regalo il grande cinema Cili. C'è un codice sopra. Ecco, io il codice adesso l'ho coperto, però c'è una cosa di questo tipo. Quindi con questo codice in teoria io dovrei avere a disposizione 10 euro di film. Quindi non so su Cili quanto costi un film, però penso che almeno due o tre film dovrebbero essere, insomma, fruibili. Bene, ragazzi, questo era il contenuto dell'uovo di Pasqua. Io, immersa da questo inebriante profumo di cioccolata, vi auguro buona Pasqua. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. E io, mangiando un pezzo di cioccolata, vi do appuntamento alla prossima.